un'altra edizione del Polexpo, che cosa propone quest'anno il Vivente? Bene, direi ci presentiamo al Polexpo con, come dire, sempre con una grande attenzione all'ampliare la nostra gamma di servizi, a proporre innovazioni in linea con il mercato. Ci presentiamo sicuramente quest'anno con una rinnovata piattaforma for trader, che si chiama for trader per quanto riguarda i nostri clienti retail, così come con un ampliamento della nostra gamma di app per consentire ai nostri clienti di operare in mobilità, per cui oggi un nostro cliente riesce a inserire l'ordine dal PC di casa, si muove e quindi dà seguito poi alla propria attività tranquillamente in mobilità. Quindi diciamo che siamo particolarmente attenti all'evoluzione, peraltro noi mettiamo a disposizione dei nostri clienti l'innovazione su una delle piattaforme più performanti del mercato italiano, quindi il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei trader veramente il meglio della tecnologia, il meglio della possibilità di accesso ai mercati. Guardando ai prossimi mesi, quali saranno i punti di forza su cui farete leva? Per esempio, guardando al risparmio, l'equilibrio tra trading e risparmio. Sì, guardi, noi stiamo lavorando intensamente ad ampliare la nostra gamma di servizi di valore verso il mercato. E in questi mesi stiamo completando un progetto che consentirà ai nostri clienti di poter beneficiare di un servizio di consulenza estremamente personalizzato, sostanzialmente, quindi estremamente tarato sulle esigenze del singolo cliente in termini di profili di rischio ma anche di obiettivi di investimento. E in tutto questo coniugheremo l'ottimizzazione del patrimonio del cliente sia dal punto di vista del gestito ma anche curando la possibilità di pianificare una parte dei propri investimenti con bond presenti sul mercato di elevato livello di rating. Quindi sostanzialmente probabilmente saremo fra i pochi attori sul mercato capaci di coniugare consulenza e sul mondo del gestito e sul mondo dell'amministrato con i bond. La ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie.